Allora, continuiamo la nostra trasmissione. C'è una novità oggi riguardo ai due ricorsi che sono stati effettuati avversi alla delibera di dissesto emanata dal Consiglio Comunale di Caltagirone su input dell'amministrazione comunale, datato 31 dicembre 2011. Il dissesto fu dichiarato l'11 marzo 2012. Furono due ricorsi che sono stati effettuati presso il TAR di Catania, uno da parte di Confindustria Catania e uno di Calatambiente. Ecco, è di oggi la notizia che il TAR ha rigettato la richiesta di sospensiva, che era stata presentata dai legali, appunto, che stanno curando l'iter procedurale, appunto, per conto di Confindustria e di Calatambiente. Per farci spiegare meglio quanto sta avvenendo, almeno da questo punto di vista, perché poi, ed è burocrazia, diciamo, no? Voglio dire, poi la sostanza è, apro una piccola parentesi. Il comune di Caltagirone è stato dichiarato dissestato per volere del sindaco di Caltagirone e della sua giunta, e avallato dal Consiglio Comunale. Ora, io, noi, perché ci stiamo dibattendo perché si possa fino all'ultimo evitare di attuare il dissesto del Comune di Caltagirone? Perché, come tutti i comuni d'Italia e di Sicilia, il Comune di Caltagirone ovviamente ha avuto ed ha delle criticità. Immaginate se tutti i comuni si fossero comportati, sia quelli nazionali che quelli regionali, per la stessa sbrigativa soluzione a cui è addivenuto il sindaco di Caltagirone, la sua giunta e il consiglio comunale di Caltagirone che lo ha avallato. Significherebbe che praticamente la regione fosse tutta dissestata. Non c'è bisogno di aspettare che la regione, il bilancio della regione vada in default, in fallimento. Perché i comuni, circa 400 comuni siciliani, se tutti contemporaneamente e tutti si trovano nella stessa condizione, così come è stato per Catania, è stato per Messina, è stato per Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna e quant'altri, se tutti avessero optato per la strada facile, così che ha messo in atto il nostro buon sindaco, il nostro primo cittadino, assieme a tutti gli organi istituzionali che ci sono andati appresso nel dichiarare lo stato di dissesto, è chiaro che non ci sarebbe più niente da fare. Allora, ci stiamo battendo non tanto perché ci ostiniamo a dire che non c'erano criticità o difficoltà. Poi i numeri sono variabili, no? Ognuno può dare valutazioni diverse. Ma riteniamo che invece legittimamente noi abbiamo svolto una battaglia e tanti cittadini vorrebbero veramente che non ci fosse l'attuazione del dissesto, perché oltre a essere una macchia storica, ma di questo praticamente qualcuno non se ne rende conto, o comunque può essere di secondaria importanza che il comune di Caltagirone abbia dichiarato fallimento. Vabbè, questione di punti di vista. Ma la cosa più tragica è che il comune di Caltagirone, in stato di dissesto, diciamo che per almeno 5 anni non potrà agire alcunché. Attuare il dissesto significa che i commissari che si sono insediati da qualche giorno, e hanno circa 60 giorni prima dell'attuazione degli strumenti del dissesto, con questi 60 giorni dobbiamo fare l'impossibile, a mio giudizio, per evitare che si proceda all'attuazione, la messa in atto della dichiarazione del dissesto. Perché questo significa che praticamente i creditori che avanzano quattrini dovranno accontentarsi da una forbice tra il 40 e il 60% massimo, se gli va bene, diciamo, ecco, del rimborso delle proprie spettanze. Immaginate che per la massa di denaro che i creditori avanzano, i commissari non faranno altro che individuare beni del patrimonio della nostra città consolidato da centinaia d'anni, se non di più, e possono dichiarare e possono metterlo in vendita. Villa Patti, Villa Patti, il Palazzo di Città, il Palazzo di Città, qualche altra costruzione importante, la Villa Comunale, potranno
potrebbero anche mettere in vendita la villa comunale, perché no? Potrebbero anche farlo. Voglio dire, per assurdo potrebbero anche farlo. Ecco, questo è quello a cui va incontro la città. Fermo restando che, ovviamente, l'amministrazione successiva alla dichiarazione del dissesto dovrebbe avere una reggimentazione solo e esclusivamente, cioè l'attuale amministrazione dovrebbe soltanto gestire i quattrini che ha in cassa, non può accendere mutui, non può fare come fa qualsiasi impresa praticamente, cercare praticamente liquidità per sopperire per i ritardi delle rimesse da parte dello Stato, da parte della Regione, che servono per pagare innanzitutto gli stipendi ai comunali e non solo ai comunali, ma anche agli assegni di servizio e quant'altro. Ecco, un comune dissestato tutta questa possibilità non ce l'ha. Mi chiedo oggi, a 10 mesi dalla dichiarazione del dissesto, come sono stati effettuati degli impegni di spesa per una mostra fantomatica di Picasso, circa 8.000 euro, come sono stati effettuati gli impegni di spesa per i fuochi d'artificio di San Giacomo, come sono stati effettuati gli impegni di spesa per i cavalli delle carrozze per la festa di San Giacomo, come sono stati effettuati gli impegni di spesa per i paggi. Ecco, un comune dissestato tutte queste cose non le può più fare. Un comune dissestato, ma nella normalità. Se poi ci mettiamo anche l'aggravante che il comune di Caltagirone non ha bilancio né di previsione né di consuntivo del 2012, quindi ormai siamo alla fine del 2013, siamo a fine settembre, con quali dodicesimi sta lavorando il comune di Caltagirone? Con i dodicesimi dell'anno dissestato 2011? Perché solo di questo può parlare. Perché? Così ci dicono voci che il 2012, per i 10 mesi, per no, gli 8 mesi di amministrazione di questa amministrazione, ha chiuso praticamente con un disavanzo di circa 7 milioni di euro. Ora, una legge Monti dà la possibilità di riequilibrare il 2012, ma sul fardello del bilancio di previsione 2013, che ancora ha da venire. Mi spiego meglio. Se si riesce a fare il bilancio 2013, il 2012 dovrebbe essere compendiato, cioè a dire, il 2013 dovrebbe avere un avanzo di amministrazione, quindi diciamo 7 milioni in più o 5 milioni in più o 100 euro in più per colmare il deficit del 2012 e quindi sanare tutto il 2012. Capite bene che stiamo parlando di qualcosa di impossibile. Di impossibile. Torno al discorso del dissesto. L'arrivo, ecco perché torno ancora a parlare del perché fortemente vorremmo evitare che il comune di Caltagirone attuasse il dissesto, perché poi i 3 commissari per 5, 6, 7, 8 anni, perché di questo si tratta, è una spesa in più che graverà sulle casse del comune di Caltagirone. 3 commissari mensilmente costano l'occhio di Dio. Immaginate a moltiplicarli per 5, 6, 7, 8 anni. Ancora il comune di Ramacca, di cui questi commissari ne hanno curato il fallimento diversi anni fa, ancora paga queste spese. Allora, oggi c'è questa novità che il TAR ha rigettato la richiesta di sospensione delle procedure. Per capirne di più tecnicamente abbiamo disturbato ancora una volta uno che ne sa, sia legalmente, civilmente, perché di professione fa l'avvocato, voi perché è stato ex e consigliere comunale, quindi conosce per certi versi tutto quello che riguarda la pubblica amministrazione di Caltagirone in particolare, e poi anche perché ha anche un ruolo politico dentro la direzione del Partito Democratico. Benvenuto all'avvocato Giacomo Vespo. Buonasera, grazie di essere qui con noi. Giacomo Presidente. Scusami se ho fatto questo preambolo, forse molto disarticolato, forse un po' ingarbugliato, però credevo che fosse necessario far intendere, almeno volgarmente così,
come io ne parlo a livello plebeo, diciamo, perché non ho le cognizioni tecniche né giuridiche né legali per esprimermi meglio, ma cerco di parlare alla semplicità della gente perché, come me, quando sente parlare di rigetto, di richiesta, di sospensione, resto un po' in panne e dico, boh, chiamiamo l'avvocato, vediamo cosa vuol dire questa sentenza e finisce là. Cos'è successo, Giacomo? O Allora, te... comunque qual è la stata dell'arte? Tutte le cose che ho detto prima, c'è qualcosa di sbagliato, qualcosa che vuoi rettificare? No, no, no. L'unico Sì, appunto riguarda certo. l'ipotesi di vendita del Palazzo di Città. No, quello Quello, ovviamente, ma potrebbero anche farlo come No, ultima no, no, no. ratio, no? Le sedi istituzionali, no. No. Le sedi istituzionali E la Villa Patti non è rimangono sede escluse. istituzionale? No, non credo. Non è sede. No, il La municipio Villa è sede Comunale istituzionale. potrebbe esserlo, per Villa Comunale non è sede istituzionale. esempio. Per sede istituzionale si intende un luogo in cui ha sede una Quindi istituzione. la Villa Comunale potrebbe essere messa in vendita. Esatto. A meno che, per esempio, si facesse una cosa, diciamo, Ci abbastanza stiamo vivendo. fantasiosa, per cui si decide che il municipio rimane la sede del sindaco e della giunta, mentre il consiglio comunale si riunisce a Villa Patti. Allora, Villa Villa Patti Patti diventa diventa sede sede istituzionale in istituzionale. quanto sede del consiglio comunale, che è Ma un'istituzione, e potrebbero a quel punto non premunirsi potrebbe di più questo essere sede? venduta. Ma Ad potrebbero oggi premunirsi? potrebbe esserlo. Ma il comune oggi, l'amministrazione, il consiglio potrebbe. Sì, tecnicamente si può fare, è questione di volontà. Bisogna valutare politicamente la possibilità di scindere le sedi dell'amministrazione e del consiglio Quantomeno per preservare qualcosa, voglio e poi di dire. farlo. È appunto Quindi la come Villa stavo Comunale dicendo. può essere venduta. Anche Villa Patti, anche la Corte Capitaniale, teoricamente può essere venduto qualunque Palazzo bene. Re Burdone, quelli che sono soggetti a un mutuo, no, mi dicono. No, quelli che sono soggetti a Per un esempio, mutuo. il Teatro dei Semini, no, per esempio, non può essere venduto. Insomma, non è così scontato, bisogna vedere di che tipo di mutuo si tratta, se è soggetto a un finanziamento, perché il problema qual è? Il problema è che quando una pubblica amministrazione riceve un finanziamento dalla regione, dallo Stato, dall'Unione Europea per ristrutturare un immobile, naturalmente gli organi sovraordinati che danno dei soldi ad un comune non li danno gratis et amore Deo, per cui gli Danno con do le questi soldi, garanzie sullo li danno stesso sulla base di immobile. una serie di vincoli. Uno dei vincoli, per esempio, che viene imposto è quello di mantenere una determinata destinazione d'uso. Quindi, se io chiedo il finanziamento per il restauro di o per la costruzione di un teatro, nel momento in cui ricevo il finanziamento, assumo l'obbligo di mantenere quella determinata Come è destinazione. stato quello del Museo Internazionale del Ecco, Presepe, quindi, diciamo, no? esatto, quindi poi a quel punto io non posso cambiare la destinazione, venderlo per destinarlo ad altro, cioè, ho chiaramente tutta una serie di vincoli, però il divieto di vendita per i commissari liquidatori fa riferimento esclusivamente alle sedi istituzionali. Tolte le sedi istituzionali, per il resto può essere venduto tutto. Allora, aggiornaci su La quanto è sospensiva, accaduto. sì, tecnicamente il pronunciamento del TAR di oggi attiene appunto alla richiesta che hanno fatto i ricorrenti di Cioè Carat, sospendere. Ambiente e Confindustria. Esatto, di sospendere gli effetti del dissesto. A proposito della natura dei ricorrenti, io vorrei subito fare una chiosa che ha valenza, diciamo, politica, perché in tutta questa vicenda è giusto tenere conto delle questioni tecniche, procedurali, legali, eccetera, eccetera, ma naturalmente non dobbiamo mai perdere di vista le valutazioni di carattere politico che i cittadini e non i magistrati devono svolgere, perché mentre ai magistrati chiaramente compete esclusivamente una valutazione rigorosamente tecnico-giuridica, legale, eccetera, ai cittadini elettori compete anche una valutazione politica. E a proposito del fatto che Calat abbia fatto un ricorso contro il comune di Caltagirone su questa questione del dissesto, è chiaro che una considerazione politica salta subito con evidenza agli occhi, e cioè che il comune di Caltagirone in questa vicenda ha subito un'azione legale da parte di tutti i comuni del comprensorio. Quindi, mentre storicamente la città di Caltagirone è stata punto di riferimento per questo comprensorio, mentre la città di Caltagirone si è sempre preoccupata di tentare, a torto o a ragione, riuscendoci o non riuscendoci, di fare sintesi, di fare rete, eccetera, eccetera, oggi invece il comune di Caltagirone mette tutti insieme gli altri comuni contro se stesso. Perché ci sono tutti i comuni del comprensorio che dentro l'assemblea dei sindaci, l'assemblea dei soci rappresentata dai sindaci del comprensorio, decidono di fare causa contro il comune di Caltagirone. In una fase storica in cui Caltagirone, più che in altre precedenti fasi, dovrebbe essere appunto riferimento, punto di riferimento, perché abolite le province da parte della regione siciliana e
introdotta la stagione dell'associazione dei liberi consorzi, Caltagirone dovrebbe avere un ruolo, come dire, promotore, un ruolo propulsivo rispetto appunto alla costituzione del libero consorzio dei comuni del Calatino. Mi domando con quale autorevolezza e con quale faccia la città di Caltagirone, il sindaco della città di Caltagirone, possa tentare di mettere insieme attorno a un tavolo i comuni del Calatino, quando tutti i comuni del Calatino gli hanno fatto causa dicendo: guarda che tu hai compiuto una scelta folle che rischia di innescare le stesse conseguenze che innesca una bomba a grappolo, per cui c'è un'esplosione e poi a catena tante altre esplosioni. Intendo dire che il dissesto del comune di Caltagirone ha come conseguenza quello per il quale Caltagirone non paga più i propri debiti, o quantomeno non nel loro totale, non in tempi ragionevoli, non paga più i debiti a Calat Ambiente. Calat Ambiente è una società formata da tutti i sindaci del comprensorio. Se quindi ci sono soldi da recuperare e non li versa uno socio, i soldi li devono versare gli altri soci. Quindi i soldi che non paga Caltagirone li devono versare gli altri comuni. Gli altri comuni, dovendosi fare carico e dovendosi caricare sul loro groppone il debito del comune di Caltagirone, rischiano a loro volta di andare tutti in dissesto. Quindi c'è un elemento politico per cui registriamo che la città di Caltagirone, quando dovrebbe essere punto di riferimento per la costituzione dei liberi consorzi, in realtà è isolata e aggredita sul piano legale da tutti i comuni del comprensorio. Chiusa questa parentesi, tornando al ricorso, dicevo che Calat Ambiente e Confindustria, per conto degli associati, delle imprese associate che hanno dei crediti nei confronti del comune di Caltagirone, hanno impugnato il dissesto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale. Tutti i cittadini sanno che le cause promosse innanzi a qualsiasi tribunale civile, amministrativo, penale ha dei tempi molto lunghi. La durata di un procedimento è lunga mesi, se siamo fortunati, ma molto spesso un giudizio promosso davanti a un qualunque tribunale dura anni e anni. È chiaro che in una situazione di questo genere il fatto che la causa finalizzata a capire se il dissesto va revocato o non va revocato, va annullato o non va annullato, che si protrae per anni, rischia di determinare conseguenze pregiudizievoli. Cioè, tecnicamente la legge prevede uno strumento che serve, che si usa nel momento in cui c'è il rischio che il decorso del tempo necessario a definire un giudizio rischia di rendere inutile il pronunciamento del TAR. Cioè, io vado davanti al giudice e dico: signor giudice, io ho impugnato il dissesto. Tenete conto del fatto che gli anni che servono a definire questo procedimento rischiano di rendere la vostra sentenza inutile, perché quando sarà pronunciata tra 3 anni, fra 4 anni, fra 5 anni, di fatto ormai si saranno determinate talmente tante di quelle conseguenze che la sentenza che avrò sarà semplicemente, come dire, una soddisfazione morale, ma non avrà più effetti sul piano sostanziale. Per cui io vi chiedo, nell'attesa che si definisca il giudizio, che il dissesto venga congelato. Questo è quello che hanno fatto i ricorrenti. Hanno chiesto al TAR di congelare il dissesto nell'attesa che si definisca il giudizio. Il Tribunale Amministrativo ha ritenuto che non ci siano i presupposti per congelare il dissesto. Quindi, in pendenza di queste cause, il dissesto va avanti. Voglio chiarire che, così come va avanti il dissesto, va avanti la causa. Cioè, questi pronunciamenti del TAR non sono pronunciamenti che chiudono la partita, sono pronunciamenti che attengono ad una fase cautelare ed urgente, fermo restando che i ricorrenti avranno poi la possibilità di impugnare anche questo pronunciamento, diciamo, incidentale del TAR, cioè anche contro questa, anche il rigetto, diciamo. Anche il rigetto della sospensiva può essere dire, autonomamente impugnato dinanzi a un giudice di secondo grado. Quindi siamo ancora, diciamo, nel bel mezzo di una vicenda che si dipanerà, ahimè, nel corso degli anni. Ma come dicevo, tutta questa vicenda presuppone anche delle considerazioni di carattere tecnico, ma anche di carattere politico. Io su questo vorrei dire una cosa.
Io a un certo punto di questa vicenda, dopo che per lunghe settimane, per lunghi mesi si è fatto un gran discutere sul dissesto, è giusto, non è giusto, di chi è la colpa, di chi non è la colpa, eccetera, eccetera, col passare del tempo è chiaro che molte cose si sedimentano, si vedono con un punto di Noi vista diversi. diverso, con uno spirito ed un animo diverso, probabilmente più sereno, eccetera, eccetera. E io, diciamo, nel maturare queste riflessioni, queste considerazioni che la città fa ormai da molti mesi sul dissesto, ho cominciato a pormi seriamente e pacatamente una domanda. Ma al di là del buon nome della città di Caltagirone, al di là del pericolo che il comune di Caltagirone veda andare venduti immobili prestigiosi del proprio patrimonio, al di là del fatto che le tasse, le tariffe vadano al massimo, al di là del fatto che l'amministrazione in carica può gestire soltanto l'ordinaria amministrazione, eccetera, 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 eccetera. Nell'ottica della economia della nostra città, questo dissesto può avere delle ripercussioni positive, perché effettivamente io mi rendo conto che avere, diciamo, una situazione, come dire, bloccata, perché in una realtà come la nostra, in un'economia fragile come la nostra, in cui il comune non paga le imprese, paga con ritardo, è chiaro che si procura un danno, perché un'impresa che non riceve i soldi dal comune non può pagare gli stipendi. I dipendenti delle cooperative sociali, i dipendenti comunali che non ricevono gli stipendi non possono andare a comprare dai nostri commercianti. Quindi è tutto un meccanismo che si Tutto un inceppa. ingranaggio, certo. Il dissesto può sbloccare questo meccanismo, cioè può essere lo strumento che ci consente di dire: benissimo, la situazione si è ingarbugliata, si è incartata. A questo punto noi mettiamo un punto fermo e ripartiamo. Per cui pazienza, quando c'è un malato che va curato, si deve prendere la medicina amara. Ci prendiamo questa medicina amara, ma poi ci incamminiamo verso la via della guarigione. Mi sono fatto questa domanda. E francamente la risposta che mi do è che il dissesto non è la terapia giusta, ma non per un preconcetto, per un pregiudizio, ma proprio sulla base di una valutazione tecnica che adesso proverò a spiegare. Quando molti anni addietro, un paio di decenni fa, forse di più, il legislatore ha concepito lo strumento del dissesto, che cosa ha stabilito? Ha stabilito che quando un comune andava in dissesto, la commissione che si insediava faceva una ricognizione di tutti i debiti, si occupava del recupero dei crediti e i soldi che mancavano per pagare tutti i debiti ce li Glieli metteva metteva lo lo Stato. Stato. Quindi i commissari, così come hanno fatto anche in questo caso, hanno fatto un avviso pubblico, facevano un avviso pubblico e dicevano: tutti coloro i quali avanzano soldi dal comune, che facciano richiesta. Fatta questa ricognizione, dicevano: questo comune ha un debito di 100. Andiamo a guardare i crediti. Dobbiamo riscuotere le bollette dell'acqua da parte di alcuni cittadini che non hanno pagato, dobbiamo riscuotere questo, dobbiamo riscuotere quest'altro, vendiamo questo bene, vendiamo quest'altro bene. Abbiamo ricavato 50. Quindi noi abbiamo debiti per 100, soldi per 50. I 50 che mancano per pagare i debiti dei cittadini ce li metteva lo Stato. Se oggi fosse questo il meccanismo, se oggi noi avessimo ancora queste regole, Possibilità. probabilmente il dissesto sarebbe lo strumento giusto per uscire da questa impasse, perché noi, consapevoli del fatto che il comune non può più fare fronte ai propri debiti, come dire, chiediamo aiuto all'organo superiore. Lo Stato ci dà tutto quello che ci serve per pagare tutti i debiti, azzeriamo la partita e ricominciamo. Ma quando l'Italia è entrata nell'Unione Europea, quando sono scattati i famosi vincoli di Maastricht, i vincoli sul famoso 3% del rapporto da deficit e PIL, quando è cominciato il rigore, la necessità di un rigore sulla finanza pubblica, eccetera, eccetera, lo Stato ha modificato le norme sul dissesto e ha stabilito un principio di carattere generale, che è quello per il quale lo Stato non può pagare i debiti dei comuni. Ora, questa norma introdotta nel nostro ordinamento giuridico svuota di senso il dissesto. Perché nel momento in cui io accerto che ho debiti per 100 e ho disponibilità economiche per 50, e i 50 che mancano, in un modo o in un altro, li devo comunque cacciare io, perché lo Stato non me li dà più, qual è l'utilità di dichiarare il dissesto? Quali conseguenze positive mi determina?
dichiarare il dissesto. Perché anche questa storia dei creditori, è questo quello che vorrei che qualcuno mi spiegasse. Perché il sindaco, che in maniera ragionieristica, non preoccupandosi delle conseguenze politiche che si determinano col dissesto, veniva qui a dire quando veniva, perché adesso non lo ascoltiamo più, non sappiamo più che pensa, non sappiamo più che dice, non sappiamo più che fa, ma quando veniva qui a spiegare o quando faceva le assemblee pubbliche per spiegare, ci diceva la situazione che abbiamo davanti è tale per cui non c'è altra alternativa. Ecco, io vorrei fare questa domanda molto semplice, ma nel momento in cui i soldi che ti mancano non te li dà più lo Stato come era un tempo, qual è la concreta utilità di dichiarare il dissesto? Perché tanto, piaccia o non piaccia, i soldi ai creditori sempre il comune glieli deve dare, in una forma e in un'altra, ma non si scappa. E stavo dicendo, anche questa storia per cui i creditori rischiano di prendere il 40, il 50, il 60% va un attimo, come dire, approfondita, perché ci sarà una fase del dissesto in cui i commissari chiameranno i creditori e prospetteranno il pagamento di una parte del credito. Questo è, anche questo è un principio stabilito dalla legge che disciplina il dissesto. Quindi, quando i commissari avranno chiaro qual è la massa debitoria del comune e quando avranno una idea di quali sono le risorse di cui dispone il comune, potrà chiamare i creditori e dire: senti, tu quando avanzi 100, se io ti do 50 ti accontenti? Se il creditore accetta, perché non è un obbligo, non è un obbligo, è una facoltà per il creditore. Se il creditore accetta, il comune deve pagare immediatamente. Quindi ipotizziamo che in questo momento il comune, stando al consuntivo del 2011 approvato, il comune ha debiti per 22 milioni di euro. Il comune offre a questi creditori il 50%, il pagamento del 50% del credito, e i creditori dicono: ma io, rispetto al fatto che devo avanzo, diciamo, una certa somma, anziché aspettare ancora non si sa quanto, mi accontento del 50% subito. E questi creditori accettano. Il comune quindi sana una posizione debitoria di 22 milioni sborsando 11 milioni, ma gli 11 milioni li deve tirare fuori immediatamente. Il comune di Caltagirone in questo momento ce li ha 11 milioni per pagare i debitori e chiudere la partita? Ovviamente no, perché se non riesce a pagare neanche gli stipendi ai dipendenti, figurarsi se ha 11 milioni. Ma la legge prevede dà la possibilità ai commissari di recuperare questa liquidità con la vendita, la messa in vendita. Sì, certo, ma negli anni. Ma negli anni. Quindi il creditore, l'impresa che avanza quattrini, deve scegliere se accettare quella minor percentuale di credito che il comune gli offre, per legge, se il creditore accetta, i soldi gli vanno dati immediatamente. Perché io, creditore, cosa posso dire? Tu mi stai offrendo 50%, io accetto, però quando poi passano 30 giorni, 60 giorni e questo 50% io non lo incasso, io ti scrivo e ti dico: bada che io ho accettato una transazione con la quale mi sarei accontentato del 50%. Sono decorsi 30 giorni, 60 giorni, tu questo 50% del mio credito non me lo hai dato, il nostro accordo non c'è più e siamo punte da capo. Quindi anche qui il dissesto che viene propinato come una soluzione per i guai del comune di Caltagirone in realtà rischia di innescare un vortice inestricabile, rischiamo di incartarci per non si sa quanto tempo ancora. Con costi relativi addosso. Con costi, perché i commissari hanno un compenso e naturalmente più la situazione si aggroviglia, più c'è necessità di tempo per lavorare a questa situazione, e più ogni mese il comune di Caltagirone deve tirare fuori di quattrini per pagare gli onorari di tre commissari. E anche qui torno a una considerazione di carattere politico. Ci è stato detto che noi, come comune di Caltagirone, per uscire dall'impasse, per uscire dalle secche in cui ci eravamo cacciati per tutti questi debiti che si erano determinati, eccetera, 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 avevamo bisogno del dissesto. Da quando abbiamo approvato il dissesto sono passati 10 mesi. Che cosa abbiamo visto? C'è forse qualche imprenditore che ha avuto pagati i soldi? Qualcuno c'è. Qualche imprenditore che è stato pagato c'è, e sono gli imprenditori che hanno emesso fattura nei confronti del comune di Caltagirone nell'arco dell'anno 2012, che non rientra nella gestione
commissariale, grazie al famoso decreto paga debiti della pubblica amministrazione. Allora io faccio una considerazione e dico: noi abbiamo immesso alcuni milioni di euro di liquidità in circolo grazie al decreto paga debiti della pubblica amministrazione, che abbiamo potuto applicare per le fatture emesse nell'anno 2012. Se noi non fossimo stati in dissesto come comune, la stessa cosa avremmo potuto farla per le fatture del 2011, del 2010, del 2009 e così via, e avremmo potuto immettere nel nostro tessuto economico molti più soldi di quelli che avremmo immesso. Ecco quindi un primo concreto pregiudizio che abbiamo patito come economia cittadina dalla dichiarazione del dissesto. Quindi ad oggi zero vantaggi, zero benefici, molti invece danni alla nostra economia. Noi continuiamo quindi a non avere le imprese che ricevono i loro soldi, continuiamo ad avere gli impiegati comunali con gli stipendi in arretrato e nessun vantaggio. Quindi tecnicamente che ognuno vada per la propria strada, ma francamente mi pare... C'è un'ipotesi del Consiglio Comunale di Caltagirone per bloccare, fare una delibera di consiglio per bloccare appunto il procedimento del dissesto. Sì. Com'è combinata la cosa? Allora, ci sono stati 8 consiglieri comunali che all'inizio del mese di luglio hanno depositato alla presidenza del consiglio una proposta di delibera di annullamento in autotutela del dissesto. Da allora a ora sono passati quasi 3 mesi. Questa vicenda è rimasta bloccata perché a dire della presidenza del consiglio, forse anche del segretario generale, che ha avuto posizioni diciamo più articolate, ci sarebbero dubbi circa la legittimità di questa iniziativa. Francamente a me pare che questi dubbi abbiano scarso fondamento. Dal mio punto di vista l'iniziativa intrapresa da questi consiglieri comunali è assolutamente legittima. Perché dico questo? Allora, in primo luogo viene obiettato il fatto che la delibera di dissesto, dice il testo unico degli enti locali, il decreto legislativo 267 del 2000, è irrevocabile. Si parla quindi come se revoca e annullamento fossero la stessa cosa. In realtà così non è. Nel linguaggio corrente, quando parliamo comunemente per la strada, a volte la parola annullamento e la parola revoca vengono utilizzati come sinonimi. Da un punto di vista giuridico, queste due parole hanno due significati completamente diversi. La revoca di un provvedimento presuppone una riconsiderazione di merito. Cioè, io decido di costruire una tettoia in via Roma, dopo 15 giorni o dopo 3 mesi revoco questo provvedimento perché dico la tettoia in via Roma non serve più. I soldi che avevo deciso di impiegare per fare quest'opera, a questo punto scelgo di impiegarli per fare altro. Quindi c'è una io rivedo la mia posizione nel merito, e naturalmente da quando io adotto un atto a quando lo revoco, quell'atto rimane in vita, quindi nasce e a un certo punto muore. Nello spazio di vita che ha avuto, quell'atto è rimasto a tutti gli effetti in vita. L'annullamento invece non implica una riconsiderazione di merito, ma rappresenta un colpo di spugna che io do a quell'atto perché mi accorgo che è viziato. Quindi io adotto un atto, a un certo momento mi accorgo che l'atto è viziato, anziché aspettare che qualcuno mi faccia causa e che quell'atto venga travolto per le vie legali, io lo annullo, quindi lo pongo nel nulla, come se quell'atto non fosse mai esistito. Il testo unico degli enti locali dice che il dissesto è irrevocabile, quindi una volta che il consiglio comunale lo adotta non può più ripensarci, ma naturalmente può sempre essere annullato. Cioè il consiglio comunale conserva il diritto di dire: io ho adottato un atto illegittimo, tra l'altro ancora non è attuato, diciamo. Di fatto non si sono innescate conseguenze diciamo irreparabili allo Stato, e quindi io lo annullo in autotutela. In autotutela, appunto. Si dice: ma il consiglio comunale non ha il potere di proporre delibere. Vero è, il consiglio comunale non può dire
propongo di modificare il regolamento del cimitero, perché il Consiglio Comunale delibera su proposta dell'amministrazione. Quindi l'amministrazione propone di modificare il regolamento del cimitero, il Consiglio Comunale decide se quella proposta deve essere accolta o non deve essere accolta, in che termini deve essere accolta. Quindi il Consiglio Comunale in astratto non ha il potere di proporre delibere, ma qui il Consiglio Comunale non sta proponendo una qualunque delibera. Qui il Consiglio Comunale sta esercitando il suo sacrosanto diritto di annullamento in autotutela, vuole porre nel nulla un atto che esso stesso Consiglio Comunale ha varato. Se anche in questo caso bisognasse attendere l'impulso dell'amministrazione comunale, cioè si direbbe una cosa che rappresenta una contraddizione in termini, cioè si direbbe il Consiglio Comunale per esercitare il diritto dell'annullamento in autotutela deve aspettare l'iniziativa dell'amministrazione, ma se il Consiglio deve aspettare l'iniziativa di terzi, allora non è più autotutela, saremmo dentro un meccanismo in cui l'amministrazione agirebbe a tutela del Consiglio e non è Certissimo. autotutela. Invece il Chiarissimo. Consiglio agisce in autotutela perché da solo si attiva per porre nel nulla una delibera illegittima che esso stesso ha approvato. E qualora per finito? Sì, è questo quello che. Non so se sono riuscito Sì, è a chiarissimo. Ma spiegare dico per il. assurdo, se qualche perplessità qualche consigliere comunale l'avesse per l'attuazione di questa revoca, no? Ecco, Di questo di annullamento. questo annullamento. Se passasse questo, c'è qualche danno che potrebbe ricadere sui consiglieri comunali? Ma Che allora, tipo di documento potrebbe arrecarsi al consigliere comunale, al consiglio? intanto per adesso diciamo i singoli consiglieri comunali sono fuori dalla partita. Per adesso la responsabilità diciamo della questione è tutta in capo al Presidente del Consiglio. Perché gli 8 consiglieri comunali firmatari della richiesta di convocazione di un consiglio per l'annullamento di autotutela hanno inoltrato una richiesta al Presidente del Consiglio ed è il Presidente del Consiglio che è tenuto a fornire una risposta e a prendere una posizione. E Quindi come le mai? Perché il conseguenze sono Presidente del tutte. Consiglio non ha dei tempi delle cose, Sì, perché? la legge dice che quando c'è una richiesta di questo tipo, il Presidente del Consiglio deve convocare il Consiglio Comunale entro 20 giorni. Sono passati quasi 3 mesi. E a questo punto i firmatari di quella richiesta ci sarebbe una serie di azioni che potrebbero adottare. Io chiaramente Nei non intendo. confronti Certo, avverso al ci sono Presidente del azioni Consiglio. legali che in questo caso si prestano, ricorsi al TAR, querele alla Procura della Repubblica, ci sono chiaramente degli strumenti. Si Io stanno attivando in questo non senso. voglio suggerire nulla a nessuno, so che ci sono stati degli incontri da parte dei gruppi, ma io non intendo in questo senso Vabbè, ma tu ingerirmi, sei ecco, stato nelle. capogruppo, Sì, conosci sì. bene la macchina consiliare, quindi Questo puoi sì, anche però parlare. Vabbè, mi qui sei scuserai se consulente io nostro, mi fermo no? qui, se tu mi scuserai se io mi fermo qui, ma io non intendo a mezzo stampa o televisione suggerire agli 8 consiglieri comunali quello che devono fare e quello che non devono fare. Chiaramente, se coinvolto, se mi si chiederà cosa possiamo fare a me o a chiunque altro, evidentemente, qualunque altro professionista, qualunque avvocato, che cosa si può fare. Sarò ben lieto di dare il mio apporto e il mio contributo. È giusto che gli 8 consiglieri comunali decidano autonomamente se intraprendere iniziative, quali iniziative intraprendere, eccetera. Io mi limito a dire che chiaramente in queste situazioni degli strumenti ci sono. C'è lo strumento della denuncia, penale, perché ci sono delle responsabilità penali per chi non compie un atto che sarebbe obbligato a compiere. C'è sempre la via amministrativa, perché quando una pubblica L'omissione di amministrazione. atti d'ufficio, Non lo so, insomma, no? Vabbè, voglio dire, c'è chiamiamoli l'omissione per di un atto nome. che tu hai l'obbligo di compiere. C'è la via amministrativa, perché il tribunale amministrativo non è che si può adire solo per annullare un Quando atto puoi illegittimo, ma anche in influenzare? caso di omissione. Cioè, esiste la possibilità di chiedere la nomina di un commissario ad acta. Che agendo in surroga al Presidente del Consiglio, convoca il Consiglio Comunale così come richiesto dai consiglieri. Siete, non può essere, lasciate la telecamera sull'avvocato Giacomo Pulvirenti che diventa più carino così. Dico, quello che si sente in giro, perché qua noi dobbiamo sentire quello che si dice in giro, anche se quello che diciamo tutto sommato è sempre fondato, diciamo.
Si dice in giro che il Consiglio Comunale si trovi, adesso sto io un po' a parlare un po' il politichese, no? Per Sì. farmi capire a ciò se ne esce, diciamo, Sì. no? Che sia sotto scopa con il capo dell'amministrazione, in quanto pare che siano arrivate le lettere anonime che potrebbero creare difficoltà alla persona del Presidente del Consiglio e che questa possa essere una delle ragioni per cui il Presidente del Consiglio non svolga appieno il suo ruolo di Presidente, quale quello appunto di convocare entro il tempo di 20 giorni la richiesta di un Consiglio straordinario per vagliare talune cose. Se dovesse essere verificato questo, sarebbe molto più grave, dico, giusto? Certamente, certamente, certamente. Beh, Vabbè, diciamo che da un io. punto di vista tecnico, quali sono le ragioni che inducono, in questo caso il Presidente del Consiglio a non convocare il Non si Consiglio? Non capisce. rilevano, non rilevano. C'è un fatto. Il fatto è che tu hai l'obbligo di convocare il Consiglio E non lo e stai stai facendo. venendo meno a questo obbligo. Quindi l'omissione d'atti d'ufficio certamente Qualunque siano le c'è. ragioni per cui tu non stai facendo, il dato di fatto è questo. Poi il Presidente potrà spiegare, io non lo convoco perché ritengo che l'iniziativa dei consiglieri non sia giuridicamente percorribile, io non lo Ma convoco è perché c'è la discutibile lettera anonima, questo. io non lo convoco perché questo. Naturalmente poi ci saranno organi, no, dico in astratto, io immagino che la risposta sarà questa, io non convoco il Consiglio Comunale non perché non voglio, perché c'è la lettera anonima, perché chissà quale altre ragioni, ma perché la richiesta che mi hanno fatto gli 8 consiglieri è illegittima. Lui le ragioni per cui questa richiesta è illegittima eventualmente le spiegherà dinanzi all'organo che sarà chiamato a giudicare. Perché ci sarà eventualmente da una parte chi denuncia un'omissione e dall'altra chi accampa una giustificazione. Se la giustificazione dovesse essere considerata valida, avrà ragione il Presidente del Consiglio. Se la giustificazione sarà considerata non valida, naturalmente il Presidente, subirà le conseguenze di questo suo comportamento. A livello personale, non soltanto Beh, nella certo, qualità, diciamo, no, giusto? è chiaro, queste sono, le responsabilità da questo punto di vista sono sempre personali, non c'è dubbio. D'altra parte mi pare che c'è una Ma bella il Consiglio Comunale, remunerazione pure nella qualità di indennità, diciamo. ma infatti di solito le indennità, ci si scandalizza tanto a volte perché le indennità sono troppo alte, ma Presidente del Consiglio, mi si pare che c'ha trascura uno il stipendio fatto. di indennità praticamente pari a 2.200 Ma euro. non è questo, io quello che No, voglio voglio dire è che dire, a per volte dire. in questo momento di crisi, giustamente ci si scandalizza per il fatto che le indennità sono troppo alte, eccetera, però vorrei indurre i più a riflettere sul fatto che a fronte di indennità che alcuni percepiscono per i ruoli che rivestono, eccetera, ci sono delle responsabilità. Ecco, Certo, certo. c'è l'indennità, ma c'è anche la responsabilità. Ecco, Vabbè, io stavo facendo prego, una considerazione a veloce. proposito del Consiglio Comunale, a proposito di chi è sotto scopa, eccetera, eccetera. Vorrei rendere noto a quanti eventualmente non lo sapessero, non certamente gli addetti ai lavori che lo sanno, che in questo momento, tra le tante conseguenze che si sono innescate, che si innescano e che si determinano con il Dissesto. dissesto, ce n'è una che rischia di far subire alla città di Caltagirone un'altra grave onta, che è quella dello scioglimento del Consiglio Comunale. Voglio dire che le norme che disciplinano il dissesto, ancora una volta, il famoso testo unico enti locali del decreto legislativo 267 del 2000, stabilisce che nel momento in cui vengono nominati e si insediano i commissari, il comune di Caltagirone ha 90 giorni di tempo per approvare un bilancio stabilmente consolidato. Ricordavi bene tu che il comune di Caltagirone in questo momento non ha né il bilancio di previsione 2012 né il bilancio di previsione 2013, il che significa che dal momento che i commissari sono stati nominati e si sono insediati più o meno intorno a metà settembre, entro metà dicembre il Consiglio Comunale dovrà approvare un bilancio di previsione 2012 e un bilancio di previsione 2013 stabilmente consolidati. Che cosa succede se non si riesce a fare un bilancio stabilmente Che sarà consolidato? La dissestato pure il conseguenza, 2012 e no, io parlo del 2013. Consiglio Comunale, la conseguenza è lo scioglimento del Consiglio Comunale. Quindi noi rischiamo di andare incontro ad una situazione in cui o il Consiglio Comunale non riesce ad approvare questo bilancio e immediatamente si innesca il percorso dello scioglimento, oppure il Consiglio Comunale approva un bilancio alla meno peggio. Questo bilancio viene sottoposto al vaglio del Ministero dell'Interno,
il Ministero dell'Interno non lo reputa stabilmente equilibrato, assegna un ulteriore termine perentorio per porre rimedio alle fallanze che il Ministero dovesse eventualmente individuare. Se il Comune non pone rimedio a quelle fallanze, il Consiglio Comunale si scioglie, mentre l'amministrazione comunale rimane in carica. Quindi a questo Consiglio Comunale, che ha davanti la possibilità di annullare in autotutela il dissesto, io vorrei dire attenzione, attenzione, perché lasciando, diciamo, che questa dinamica si sviluppi per come si sta sviluppando, rischiano di determinarsi conseguenze gravi per il Consiglio stesso, che rischia di essere sciolto. Beh, avremo occasione di ritornare, credo, disgraziatamente ci sarà occasione di ritornarci. Approfitteremo della tua disponibilità, naturalmente. Sempre con piacere, grazie a voi. Grazie all'avvocato Giacomo Pulvirenti. Grazie. Buonasera. Pausa pubblicitaria e ci vediamo subito dopo.